Ciao ragazzi, bentornati. In questa video lezione riprenderemo il discorso sulla società romana. Nella prima parte abbiamo affrontato la suddivisione della società romana in classi sociali. Adesso invece andiamo a vedere come vivevano gli antichi romani e cosa facevano. Per quanto riguarda gli adulti, le principali attività svolte erano l'agricoltura, che si concentrava principalmente sulla coltivazione di ortaggi, grano, lino, orzo e farro, e l'allevamento, che si basava su pecore, buoi che garantivano cibo, peli e lana, i cavalli che venivano impiegati nell'esercito e negli spettacoli pubblici e gli asini per trasportare le merci. Erano inoltre anche abili artigiani, infatti lavoravano diversi metalli come l'oro, l'argento, il bronzo e il rame, che venivano lavorati finemente per realizzare utensili e gioielli. Lavoravano anche marmo, mattoni e vetro per realizzare opere pubbliche. I bambini romani amavano giocare all'aperto. Tra i vari giochi li troviamo gare di corsa, in cui si spingeva con un bastone un cerchio di legno, giochi con una palla fatta di stracci, dama e tris. Le bambine invece amavano giocare con le bambole realizzate con stracci o legno. Per quanto riguarda l'educazione invece, nelle famiglie povere era il capofamiglia ad insegnare i figli. Nelle famiglie più ricche invece, a 6-7 anni, vi erano le scuole pubbliche a pagamento. A 12 anni c'era chi continuava con un maestro, il grammaticus, dopo i 16 anni la scuola di retorica. Le bambine dopo i 12 anni solitamente restavano a casa. Per quanto concerne la religione invece, i romani erano politeisti, cioè credevano in più divinità, e suddividevano i culti domestici dedicati alla divinità della casa e della famiglia e i culti pubblici legati alle forze della natura. I romani, entrando in contatto con le altre civiltà, assorbirono molte credenze. Coloro che maggiormente influenzarono la religione dei romani furono i greci e gli etruschi, come lo si può capire dai nomi delle divinità romane. Spero che questo capitolo sulla società romana sia stato chiaro. Buon studio e alla prossima video lezione. Ciao ragazzi!